Ciao ragazzi, bentornati. Qualche giorno fa vi ho chiesto, attraverso un sondaggio sulla tab community qua di YouTube, quale sarebbe stato il video che avreste voluto per questa settimana. In 454 ad oggi avete votato su quel post, ho chiuso i voti martedì sera e il 33% di voi ha optato per delle considerazioni in un video riguardo Scaramouche e Faruzan, due personaggi in arrivo nella 3.3 assieme all'italiano. E quindi avete scelto voi? Facciamo questo video. Prima di iniziare ci tengo a ricordarvi che in concomitanza con l'uscita della 3.3 partiremo anche in quei giorni con una serie in italiano, ripartendo con un account da zero per ripercorrere attraverso una veteran run, un new game plus di Genshin Impact, tutta la lingua italiana, andando quindi a vedere un attimino tutto quello che riguarda la traduzione, andando a spulciare tutte le varie cose di lore, andando ad approfondire soprattutto quegli aspetti in un account un po' più leggero, ma molto più diciamo orientato verso quell'approfondimento che magari tanti di voi cercavano ma non hanno mai visto in inglese. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like, lasciate un commento sotto i video, è importantissimo, ditemi la vostra così capisco anche come orientarmi per i prossimi contenuti in base a cosa vi piace. E non dimenticate di passare in live a seguirci, perché a breve ripartiamo con le live, ci saranno diverse serie tra cui Bayonetta, God of War, Pokémon in arrivo, ci sarà Final Fantasy, Genshin in italiano, tante cose che porteremo in live, e quindi vi invito a seguirmi e a seguirci tutti insieme come community per quanto riguarda le live anche. Se poi volete supportare maggiormente il canale, non dimenticate che ho aperto anche tutta una parte relativa agli abbonamenti, con dei privilegi a seconda del livello di abbonamento che sceglierete, ma potete spulciare nella tab abbonamenti e vedere un video dedicato, tutta la spiegazione, quindi lascio a voi qualora vogliate supportarmi e grazie tantissimo se deciderete di farlo. Vi parlo un minutino dello sponsor di questo video e poi si parte con le considerazioni. Noah's Art è un MMO mobile con meccaniche gacha, senza troppe pretese, che però ha un sacco di cose da fare e alcune meccaniche che mi ricordano altri giochi che ho giocato, tipo Final Fantasy XIV, che sono abbastanza interessanti. Avete la possibilità, attraverso le meccaniche gacha, quindi di pool, di andare a crearvi la vostra squadra di personaggi. Qui c'è il nuovo personaggio che ho preso, si spacca la difesa e allora potete riuscire a spaccare tutto quanto. E se volete iniziarlo e volete qualche ricompensa in più, attraverso il codice che trovate in descrizione e nel primo commento pinnato sotto al video, arrivate a questa pagina con tutto quanto, dovete fare il login, avete tutti i coupon, vedete, con lo sconto spendete 2 euro avete 4,59 euro con lo sconto di ingresso. Ci sono vari sconti in base a quello che andate a selezionare e c'è soprattutto questo codice, che è quello che poi dovete andare a reclamare per la ricompensa extra che avete appunto grazie alla collaborazione con Gallery di Huawei e il mio canale, con tutte quante le cose che ci sono dentro, quindi tutti le cose, i premi, le cose, i giochi che trattano e anche i regali e promozioni. Sulle promozioni potete andare qui e trovare anche Noah's Art e applicare quindi per tutto quanto a vedere gli sconti che ci sono. Potete trovare Noah's Art semplicemente cliccando qua, vedete, avete Noah's Art come primo gioco, si arriva qui, si installa e fine. Ben ritrovati. Come sapete escono questi due signorini, Faruzan alla mia destra e Scaramouche alla mia sinistra. Nel prossimo banner, infatti, 7 dicembre, attorno a quella data lì, non sono sicurissimo, ma attorno a quella data lì, avremo finalmente modo di mettere le mani su questi due nuovi personaggi. Le considerazioni che voglio fare sono a tutto tondo. Premetto che in questo video, pur non parlando direttamente dei leak attraverso immagini o cose varie, parlerò comunque delle abilità dei personaggi per fare un approfondimento come si deve. Non tratterò le percentuali perché non ha senso farlo, ma comunque ci saranno informazioni che non sono completamente ufficiali, quindi qualora non vogliate vedere alcune di queste cose vi invito a vedere il video magari più avanti, quando ci saranno. Partirei con la signorina alla mia destra. Faruzan è un personaggio decisamente incisivo per il prossimo banner, ma soprattutto per l'elemento che va a coprire, ovvero l'animo. Per farvi un esempio di quanto possa essere incisivo un personaggio del genere, vi riporto alla memoria quel simpaticone di Gorou che è stato una perla, una vera punta di diamante per quanto riguarda il banner di Itto, ma per il geo in generale. Non sappiamo se sia nei piani di Hoyoverse un cambiamento, un aggiornamento anche per quanto riguarda la Resonance Anemo. Non sembrerebbe, ma qualora dovesse arrivare potrebbe essere un ulteriore bonus a questo elemento. Ma esclusivamente dal personaggio di Faruzan avremo tutta una serie di potenziamenti che vanno dal potenziamento del danno diretto, potenziamento dell'attacco, quindi sul danno Anemo, un aumento del damage, quindi crit damage dell'elemento attraverso le costellazioni e soprattutto un abbassamento delle resistenze animo dei nemici colpiti da varie skill. E tutto questo assieme alle armi che potremo dedicare a questo personaggio potrebbe essere veramente il punto di forza per chi vuole giocare gli elementi animo come DPS, quindi rispolverare uno Xiao, quindi utilizzare al meglio un Eizo, utilizzare un Kazu a DPS perché magari ce l'avete a una costellazione buona o anche C0 ma con una Sacrificial, per dire, fa qualche esempio, costellazione 1 o 2 o avanti o 6 come io, come me, e ovviamente Scaramouche,
nuovo personaggio Anemo che si vanta di essere un DPS. Un hyper carry, credo io. Gli hyper carry sono quella classe di personaggi che, esattamente come un Itto, come un Saino o personaggi di questo tipo, vanno a ricoprire quel ruolo in cui hanno bisogno di tutti i bonus derivanti dal team prima di entrare loro, e poi loro possono dedicarsi a tutto il danno possibile in quell'arco di tempo in cui sono strapotenziati da se stessi e dall'abilità del party. Questo però lo mette anche da un punto di vista del meta ad un livello non necessariamente tra i più alti. Perché? Perché il gioco va a premiare molto più spesso i personaggi cosiddetti burst DPS, quindi quei personaggi che o tendono a one-shottare il nemico che gli si prosta davanti, oppure a fare un danno molto molto grande di partenza per poi andare a rallentare un pochino, ma avendo comunque una base veramente alta, quindi un vantaggio appunto in questo senso. Un esempio di personaggio che può essere anche hyper carry, ma che di base parte come burst, è Raiden Shogun. Raiden Shogun infatti, rispetto a un Sinon, ne abbiamo già parlato nel primo episodio di A Mente Fredda, che tornerà per altri personaggi, arriva ad avere un vantaggio enorme rispetto ad un Sinon, che comunque non si comporta male in battaglia, per quel diavolo di taglio netto che c'è all'inizio della burst, con una percentuale molto alta che porta il personaggio su un livello più alto rispetto a Sai, non c'è poco da fare. Questo non sembra averlo Scaramouche. Da quello che ho visto, sebbene ci siano delle sicuramente alte percentuali per quanto riguarda i danni costanti nel tempo, potrebbe non avere quella botta in un colpo solo che magari attrae il più delle persone, il più degli utenti. Metro di paragone, secondo me, errato, ma poi non così errato, per il quale molte persone skippano un personaggio perché quel personaggio non shotta ma fa danno in qualche secondo, a posto che in un secondo e basta. È una cosa molto personale, è una scelta che invito a fare chiaramente a voi, con la vostra testa, con il vostro cuore, con i vostri portafogli, mani, eccetera, perché chiaramente dipende da voi, dal vostro gameplay, dal vostro modo di giocare, dal vostro piacere nel vedere un numerone alto rispetto a tanti numeri bassi o al godere di un gameplay differente. Questo è una cosa sacrosanta che ognuno di voi deve ragionare per conto proprio. Faruzan, come dicevo, risulta essere un personaggio davvero importante, esattamente come Gorou, ovviamente andrà a sviluppare, come tutti i personaggi, andrà a svilupparsi attraverso la costellazione. Come sappiamo, Oyoverse sta facendo in questo periodo, io spero cambi, ma sembra sempre più marcata questa cosa, la scelta di proporre un determinato personaggio creato come supporto principale per il protagonista del banner, sempre quasi solo in quel banner lì. Quindi è probabile, per come sta andando il gioco, che rivedremo Faruzan la prossima volta in una run di Scaramouche. Non è detto, ovviamente, non è detto, c'è l'eccezione, ma quante volte avete visto Sara al di fuori del banner di Raiden? È capitato tante volte? A voi il conto. Quindi questo è chiaramente un invito da parte di Oyoverse a, se volete potenziare Scaramouche al massimo, al di là della sua costellazione, Faruzan è quello che vi serve, quindi grazie alla sua C6, quindi buttate tutte le primogeniture che avete e gli stipendi in quel banner. No vabbè, questo ovviamente è un discorso da fare a tutti, chi spende, chi non spende, chi spende tantissimo, chi spende poco, vari livelli di spesa o free to play. Non è ovviamente necessaria la costellazione 6, ma esattamente come Gorou vi darà un bel bonus una volta raggiunta. Quindi chi vuole veramente giocare al meglio un personaggio come Scaramouche sa che in qualche modo dovrà scendere a compromessi rispetto a quello che il gioco consiglia. Molto alla grande così. C'è Scaramouche, che di base mi sembra essere un personaggio abbastanza solido. Ho delle paure, adesso ve ne parlo, ma mi sembra un personaggio abbastanza interessante, lo uso tantissimo come questo termine, per quanto riguarda il futuro dell'elemento in generale. Si tratta di un personaggio che non sembra avere troppo a che fare con l'infusione elementale. Non è che non usi gli elementi nel party, li usa per qualcos'altro. Ma l'infusione elementale al quale siamo abituati con un Venti, con una Sacros, con un Kazuha o con una Sayu anche, funziona in modo diverso. Nel senso, lui prende potere rispetto ai membri del party, quindi migliora le sue performance, le sue statistiche rispetto a determinate scelte nel team, che può essere Cryo o Pyro o quello che sarà, vedremo. Non fa però infusione, quindi non va a fare, diciamo, l'infusione elementale che porta all'utilizzo magari del Viridescent Venerer in un team specifico, comunque come viene utilizzato per un Kazuha, che generalmente viene associato più al ruolo di support che al ruolo di DPS, al massimo sub DPS. Ha una meccanica completamente nuova per Genshin Impact, e da qui derivano alcune delle mie paure, non tanto per la meccanica in sé, che sembra anzi molto carina, quanto per il modo in cui generalmente questo team di sviluppo crea queste meccaniche, non rendendosi conto di alcune problematiche per tempo, quantomeno per tempo, poi magari vanno a limarle, riescono a fissare qualcosa, aggiustano, però intanto il personaggio è uscito e per un po' di tempo te lo devi beccare, magari non perfetto, ecco, diciamo non perfetto. Di perfetto non c'è niente in questo gioco, ma diciamo non perfetto. Ad esempio, per un personaggio che, e qui lo dico, si alza in volo e inizia a picchiare mentre sta in volo, mentre fluttua in aria,
ci potrebbe essere tutto un discorso da fare per quanto riguarda le animazioni, quindi le collisioni con i nemici, le collisioni dei nemici verso di noi, come il personaggio reagirà alle botte, quindi alla resistenza alle interruzioni, come verrà gestito per quanto riguarda il target, cosa importantissima. Vi capiterà e vi capiterà sempre in questo gioco, finché non ridisegneranno tutto lo schema, tutto lo scheletro, ma dubito lo faranno mai, di avere tanti nemici raggruppati davanti, un solo mostriciattolo che non avevate visto, di cui non vi siete resi conto, alle vostre spalle, e il 20 di turno si gira e fa la burst in quella direzione perché il mostro è un po' più vicino, quindi il target va direttamente lì. Tutte cose che, migliorando nel gameplay, si possono sicuramente limare, ma non risolvere del tutto, perché non dipendono esclusivamente da noi. Il posizionamento delle volte fa sì che si possa sbagliare di più, non di meno, e il posizionamento perfetto non è sempre in mano al giocatore. Quindi vedere un personaggio che svolazza, che ha la possibilità di avere questo effetto figo in battaglia, perché comunque volare in giro eccetera, fare le cose è molto bello, anche se questo sarà legato a una sorta di stamina speciale legata a queste evoluzioni in aria, quindi avremo un tot di tempo e di spesa di questa stamina a seconda delle azioni che decideremo a fare, potendo salire in aria, potendo spostarci in aria attraverso degli scatti, oppure in generale picchiando per fare gli autoattacchi o i colpi caricati, o comunque avremo una sorta di piccolo timer a energia, esattamente come la stamina, che ci permetterà di stare in volo più a lungo o meno lungo a seconda di come useremo il personaggio. Quello che mi crea problemi a livello ipotetico, poi chiaramente svilupperemo tutto questo ragionamento una volta che avremo il personaggio tra le mani, è il fatto che questo personaggio abbia bisogno, più rispetto ad altri personaggi, di stare in, diciamo, completamente buffato, completamente a suo agio, senza poter switchare, perché nel momento in cui siamo in aria con questo personaggio che è Scaramouche, non credo che ci permetteranno di cambiare personaggio e quindi di avere quel momento in cui, oh cavolo, sta succedendo questo, tac, cambio. No, perché servirà necessariamente atterrare o comunque di smettere l'elemental skill per poter fare la prossima azione, quindi sarà un qualcosa che andrà un po' a bloccare il meccanismo al quale siamo abituati nel gioco. Da una parte è una ventata d'aria fresca, come dicevo, quindi non è una cosa del tutto negativa, dall'altra però dovete pensare anche a tutte quelle persone, me compreso chiaramente, ma in generale un po' tutti, che giocano da ormai 2 anni superati e che si sono abituati a un certo ritmo all'interno del gioco, ha una certa memoria muscolare, e che dovranno riabituarsi a questo sistema di gameplay, non tanto per il poter planare in giro, quanto per il non poter switchare a piacimento, non poter fare certe evoluzioni a piacimento. Fermo restando che, essendo in aria, niente ci vieta di fare un plunge, scendere e poi switchare, questa è una cosa sacrosanta. Però quanto sarà necessario avere uno scudo? Quanto sarà obbligatorio avere uno scudo? Quanto sarà comodo giocare Scaramouche in questo modo? Tutte domande al quale risponderemo, come già detto, quando avremo il personaggio tra le mani. Per quanto riguarda gli attacchi, posso paragonare Scaramouche un po' più a Sacros rispetto che a un Eizu. Perché diciamo che il tipo di attacchi, sebbene molto diversi come animazione, ricordano molto più lei che non appunto Eizu, che invece tira cazzotti diretti ai nemici. Quando ho provato Eizu ai tempi, io vi ricordo che stavo quasi cadendo nella trappola di pullare Klee, che non è un brutto personaggio, ma non è un personaggio che mi interessa, perché volevo assolutamente andare a beccarmi Eizu, quantomeno a costellazione 0, quantomeno per pullarlo, anche se in realtà l'avrei voluto a costellazione 6, perché mi intrigava veramente tantissimo il suo gameplay. Ho avuto la fortuna di pullarlo, di averne una copia nel banner delle armi mentre cercavo Saino, l'arma di Saino, scusate. Avendo già prefarmato nell'idea di portare questo personaggio al massimo livelli, l'ho portato subito a livello 80 con i talenti 888, se non ricordo male. Accorgendomi poi di tutta una serie di problematiche di cui non mi ero potuto accorgere quando non avevo il pet tra le mani. Il che mi ha portato a sentire la necessità di uno scudo per questo personaggio, notare la difficoltà con la quale le sue combo, nonostante tutto, vengono eseguite, perché quando andate a colpire i nemici c'è una sorta di rallentamento per i colpi che date verso le proprie combo, quindi andare a forzare un meccanismo con i cazzotti era bellino, ma in realtà il personaggio sembrava rallentare un po' troppo, esattamente come succede a un John Lee o a bene o male tutti gli altri, ma ve ne accorgete con alcuni personaggi un po' di più rispetto ad altri. Questo porta, nel caso di Heizu, ma poi torneremo su questi due signorini, ad una forzatura di gameplay che ti porta a preferire, per ottimizzare danni e tempistiche, il colpo caricato anche per un personaggio come Heizu, il che lo porta tranquillamente ad un livello simile a quello che è l'utilizzo di una Ningguan sul campo di battaglia, che non è brutto, ma è molto diverso da Heizu. Lei è sparo cose, pietre, sassi in bocca, lui tira i pugni. Quindi vedermi forzare a faccio il pugnetto per fare il caricato perché altrimenti non mi sta convenendo, è un gran peccato. Avevo quindi paura anche di questa cosa per Scaramouche. Non sembrerebbe
rispetto a quello che ho visto a video. Quindi da questo punto di vista sono davvero sollevato, sebbene, ripeto, proveremo e sicuramente qualche magagna salterà fuori, ma mi sembra molto più agile come personaggio, decisamente. Allo stesso modo per l'autotarget, da quello che ho visto, salvo qualche piccola cavolatina, mi sembra abbastanza gestito bene. E quindi anche qui, oddio, alziamo le mani, ma sembra andar bene. Fermo restando che ho un dubbio atroce per quanto riguarda una meccanica in particolare. Vi sarà capitato qualche volta, con Shao, con i personaggi che magari saltano in alto per voler Kazuha, personaggi che saltano per fare il Dragon Strike, quindi quella mossa che vi permette di saltare un po' più in alto e scendere con un plunge, anche quando il plunge non dovrebbe essere possibile, e quindi sfruttare tutte quelle cose per fare più danno, di rimanere incastrati tra i nemici perché non c'è lo spazio adatto necessario per riuscire a scendere in mezzo loro, e quindi si rimane in aria per un pochino e poi a un certo momento si scende. Questa cosa, nell'immediato, in quel momento, ci ridi o ti arrabbi perché magari stai facendo l'abis e missi una stanza e devi ripeterla perché hai fatto una cavolata non dipendente da te, ma vabbè, ci si sorvola, ci si gioca un pochino in più. Da un certo punto di vista è un buon modo per fare qualche minuto in più di gioco. Dall'altro punto di vista, però, ci troviamo in una situazione con un personaggio che è già pensato per restare in aria e che potrebbe scontrarsi con un muro a mezz'aria a seconda dei nemici, quindi trovare non libero il movimento a mezz'aria. Questa cosa mi manda fuori di testa, perché tutti i nemici un po' più alti di un Illichurl potrebbero crearci un muro che ci impedisce di muoverci, nonostante magari noi ci passiamo attraverso con le gambe di Scaramouche o anche sopra, ma c'è un... Come sapete, l'hitbox è pensato per avere, voi vedete la sagoma del vostro nemico, ma c'è una sorta di schema a quadretti o comunque un'area ad effetto dove il colpo che passa va a colpire comunque la zona indicata. A seconda del tipo di gioco può essere più o meno precisa, però in generale è così che funziona. E questa cosa crea anche una sorta di muro invisibile entro la quale le collisioni ti portano ad avere appunto un impedimento. Nel caso di un personaggio grosso tu non li passi attraverso perché non ha senso, e quindi trovi un muro, non riesci a procedere oltre. Lo so che sono tutte cose tecniche, lo so che magari state pensando che siano i soliti capricci da gamer navigato che vuole vedere le cose perfette, però in realtà, ragazzi, non è solo questo, cioè non è solo il vedere la perfezione o il non vedere la perfezione e arrabbiarsi, ma è la godibilità del gioco. Secondo me più il gioco lo rendono godibile, più è bello per tutti. Cioè, un gioco bello serve a tutti, non è una questione di screditare un qualcosa, ma di far notare certi elementi per, secondo me, almeno dal mio punto di vista, portare a un miglioramento dell'esperienza per tutti quanti, che voi ve ne accorgiate o meno, che il player se ne accorga o meno di alcuni problemi e difetti, in base alla sua conoscenza. Ma dopo tutto sto ciarlare, ne vale la pena quindi pullare questi personaggi? La risposta è la solita, e la risposta è una risposta che non posso darvi io. Io vi faccio delle considerazioni. Sicuramente lei sarà veramente molto importante, e quindi essendo un po' più limitata in questo momento, potrebbe convenire, specialmente se siete tra le persone che magari volevano utilizzare, a prescindere da Scaramouche, i vostri personaggi animo. Potreste ritornare a utilizzare uno Shao con più tranquillità, perché adesso avete il supporto buono per far performare meglio l'elemento animo, e quindi vedere dei danni molto più grandi con Shao. Allo stesso modo non dimenticate che potrebbero arrivare dei nuovi set che andranno a migliorare chiaramente certe cose pensate per lui, ovviamente, ma non solo per lui. Altri personaggi gioveranno di questo tipo di set. Un altro set si baserà invece su altre reazioni, ma di quello magari ne parliamo un altro momento. Quindi non toglietevi dall'idea dalla testa di poter utilizzare alcuni dei personaggi che avete in un altro modo, senza dover per forza utilizzare la loro meccanica, perché magari scomode in questo momento nel gioco, rispetto ad altre, semplicemente. Oppure giocate come vi pare, solito discorso, ecco. Per quanto mi riguarda, vi dico la mia scelta, che non vi deve assolutamente condizionare. Pullerò tutto quello che potrò all'interno di questo banner, sia per riuscire ad avere Scaramouche garantito, perché al momento non ho il garantito, appunto, quindi dovrò pullare il più possibile, ma anche dovessi sculare e beccarlo subito alle prime 10, 20, 30, 40, 50 o primo piti, comunque vincendo il 50-50, cercherò di andare il più possibile avanti per prendere il Pharuzan più copie possibile per avere la costellazione più alta possibile. Quindi skipperò l'arma di Scaramouche, così come probabilmente skipperò le prossime armi in generale, salvo cose strane, perché il ritmo con il quale stanno facendo uscire i personaggi in questo periodo è veramente serrato e secondo me rischia di diventare un problema per gran parte dei giocatori che vedono proprio sparire sotto i loro occhi tanti personaggi che magari volevano e che non hanno la possibilità mai nella vita di mettere da parte abbastanza primogems di riuscire ad aggiudicarci una copia, specialmente con la meccanica dei 50-50 eccetera. Ne stanno facendo uscire davvero tanti, io spero che in questo periodo si mettano un attimino in pausa, nel senso esce Scaramouche, Pharuzan, va bene, 3.3, 3.4 buttate fuori, che ne so, a caso, a Lytham.
Un sacco di gente vorrebbe Alakazam, cioè, che cazzo di figo è? Quindi lo vorrebbe un sacco di gente, sembra molto forte, è dentro anche lui, l'elemento è nuovo, vogliamo vedere come funziona, la curiosità c'è, ma hanno fatto vedere anche Kaveh insieme ad Alakazam, che non è detto che sia con lui, ma è probabile che sia con lui, anche solo per un discorso di storia. Quindi aspettiamoci di nuovo una combo di personaggi nella prossima patch dopo la 3.3, quindi 3.4. Allo stesso modo è tanto che vediamo Deia ormai in giro, quindi mi aspetto che ci sia lei in giro per la 3.5. Così come tanti stanno ancora aspettando per quel diavolo di farmacista di Liyue che non, boh, chissà dove è finito. Baizu chissà dov'è, vedremo anche questo. Ci potrebbero essere altri 4 stelle di supporto, non è vero, ce n'è uno sicuramente, che è Mika, che abbiamo visto a Mondstadt e che è sparito dai radar, ma che molto probabilmente arriverà nel prossimo futuro, quindi ce ne sono tanti in costruzione. E adesso abbiamo visto anche il modello più volte di dottore, non è detto che lo puleremo così a breve, ma potrebbe arrivare nel prossimo periodo, potrebbe arrivare anche lui prima della fine del ciclo di Sumeru, prima di spostarsi a Fontaine. Ragazzi, sono tanti i personaggi, non così tante le primogems, a meno che non siate chiaramente alto spendenti, ma non è... Io spero sempre che non si arrivi a quel livello. Toglietevi dalla testa quello che facciamo anche noi da content creator. Io non spendo tantissimo, però spendo nel gioco più di quello che vorrei, perché alle volte ne ho veramente bisogno, perché altrimenti cosa vi porto? E quindi diventa una sorta di investimento che non torna mai indietro, ma una sorta di investimento, ma è un discorso diverso. Oltre a questo, chiaramente c'è il piacere personale nell'avere i personaggi da giocare, ovvio, altrimenti non lo farei. Però questo è quanto. Una persona che generalmente può essere free to play o basso spendente, perché si prende il blessing e magari il pass, non può arrivare a mettere da parte così tante risorse e primogems, quindi deve fare delle scelte. E io capisco anche, sebbene possa essere preso come un capriccio, che uno li voglia i personaggi, perché li vede, perché li prova, perché ha modo di vederli, però poi non si possono mai raggiungere. E con un ritmo così denso, così forte, così serrato, sarà sempre più difficile. Quindi vi prego, Oyoverse, rallentate un pochino per tutti noi, non solo per i free to play, per tutti noi. Detto questo, signori, io credo di aver finito. Ci sono sicuramente altre cose da dire, ma lascio magari questo tipo di tematiche per quando usciranno i personaggi, in modo da approfondirli meglio e al meglio una volta usciti. Usciranno chiaramente le guide su Scaramucci e su Pharuzan non appena possibile, non appena avrò il tempo di portarli su, sviluppare, fare il video e registrare, quindi aspettate l'uscita, chiaramente. E in generale ne possiamo parlare comunque nelle varie live di Genshin Impact in questo periodo. Vi invito nuovamente a lasciare un like, ad iscrivervi, date un'occhiata in descrizione perché qualunque cosa in più la posso aggiungere lì. Date uno sguardo ai commenti, mettete il vostro, e grazie ancora di aver votato per questo tipo di video. È molto carino da fare, devo dire, considerazioni così a ruota libera sono molto interessanti.